bisogna aspettare che l'acqua bolla prima di buttare la pasta nella pentola. Come mai l'acqua non bolle ancora? Non capisco. Zuccone, hai guardato il fornello? Caspita, il fuoco è spento. L'acqua sta bollendo. Tra poco sarà pronto. Adesso scolo la pasta nel lavandino e... No! Non lo sai che l'acqua della pasta va gettata in una bacinella a parte? Perché? Poi lo scoprirai. Per ora scola la pasta in una bacinella e lascia lì l'acqua. Ecco qui i migliori rigatoni del mondo. Oh, ma quanto sale ci hai messo? Beh, solo 5 cucchiai, perché? Oh! Forse ora è meglio che vada a lavare i piatti. Ma che cos'è questo fastidioso rumore? Credo che sia la mia pancia, ho fame. Oggi abbiamo vellutata di zucca, bistecca, lattuga e fagioli di contorno e mele per frutta. Si può avere tutto? Certo! Allora io voglio due volte tutto! Bravo, non lavare i piatti nel lavello, usa l'acqua dentro la bacinella. Che idea geniale, in questo modo l'acqua della pasta viene riutilizzata. Da solo non ci sarei arrivato. Ne sono sicura, Cilindro. Adesso che è pulita, preparo un altro piatto di rigatoni. Ma questa volta ci metto 7 cucchiai di sale, così viene buonissimo! Io volevo il pesce, come ieri. Ma se c'è la bistecca, allora prendo solo il pane. Aspetta, Holly! Mi sono dimenticata che avevo ancora una porzione di pesce. Tieni! Cosa? Sto mangiando la bistecca? Però non credevo fosse così buona. Non c'è nulla da fare. Alla fine bisogna assaggiare.